amici del bar del baseball, inizio sesto inning, Bologna ancora. No, fine sesto inning, seconda fase. Vabbè, c'è il mezzo di attacco, Massimo sempre preciso. Vabbè, ha detto tutto lo speaker Paolo Noro. Cambio di lancio, Massimo, sul monte, è uscito Zilischi, è entrato. È entrato Fuffa, scusate, Buffa. Buffa, aspetta. Buffa, Brent Buffa, Brent Buffa, con la casacca numero 27. Zilischi, noi l'avevamo detto che non doveva salire, ancora. Lo steno borghese, piano piano. C'è anche il tamburo questa sera, il megafono. Abbiamo tutto. Quanti spettatori, Massimo? Ma io ipotizzo intorno ai 1600, poi andremo a chiedere conferma. 1600. Dopo andremo a chiedere conferma, giù. Sì. Foul ball per Renato Imperiali. Due strike. Cosa, Massimo? Cavallo, condino, fantinzella. Cominciamo. Ci mancavano queste perle di saggezza. E la palla passa per un ball. Peccato non avere uomini in base. Eh già. Peccato. Serata molto calda lo steno. Sì. In tutti i sensi. Non tira vento, guardate le impagliere. Le impagliere sono ferme. Agnato. Su l'esterno destro, Alessandro Grimaudo che prende al volo valida per il primo. Massimo, ora abbiamo i nostri battitori di potenza. Sì, adesso c'è Giuseppe che prima, il nostro capitano Peppe Mazzanti che prima ha effettuato la valida per il primo punto. Per il primo punto, però sì, bisogna anche riconoscere che prima della valida aveva fatto due belle linee, è stato sfortunato. Sì, sì, sì. Una a destra e una a sinistra, sì. Anzi, voi che siete a casa ci potete dire se la palla dato che eravamo posizionati sulla linea di terza base, se la palla era dentro o no, amici del bar del baseball, che avete visto nel filmato del quarto inning, quarto inning, dove il Nettuno ha segnato due punti. Palla esterna, no! Insomma, Fabrizi, insomma, va bene. Ma... Salutiamo Fabio Mariani, Marco D'Ambra, il nostro ospite che ci ha raggiunto per la prima trasmissione in diretta con i ragazzi del Bronx. Legnata anche di Giuseppe Mazzanti, però prende la palla troppo sotto ed è valida per una al volo, presa al volo da Alessandro Grimaudo, secondo out. Torres nel box con due out. Liverziani, è vero, perché a noi Grimaudo giocava sempre a destra. Noi pensiamo l'anno prossimo Grimaudo dovrà per forza tornare da noi. Che ci fa Massimo a Bologna? Come dicevamo, lo strike, vede passare il lancio. Com'era alta? A me sembrava buona, anche se Torres non è d'accordo, ma io non andrei mai a discutere con Torres. Quindi se lui dice che è ball, è ball. È certo. Questa è interna. Sul monte di lancio ancora non vediamo nessuno tra Taschini e Rodriguez. Chi pensi, Massimo, che faccia di niente? Io non lo toccherei, un loggio di stasera. Io lascerei un altro inizio. Va a casa, la battuta, vai in fauna. Noi stiamo ancora aspettando il Torres. Sì, ancora lo stiamo aspettando. Ancora lo stiamo aspettando nel box di battuta, mentre prima si è reso protagonista. Col guanto c'è! Sì, si è reso protagonista negli inni precedenti di una bella fucilata e ha colto fuori base Infante. Salutiamo! Che non è uno sprovveduto. Salutiamo Valerio! Bello! Finisce nel bullpen nettunese. Sì. Salutiamo Massimo Valerio De Cesaris, Namo Nettuno Namo, che incita sempre ragazzi. Namo Nettuno Namo. Salutiamo Tullio che non vediamo sugli spalti. Tullio, tu eri ad orecchie per te, dovevi esserci questa ma sera. Forse c'è Tullio, ma noi non lo vediamo. Ah,
salutiamo il presidente Salvatore Masala che sempre si è concesso questa sera per una brevissima intervista. Grande Masala, sempre presente. Ancora in foul. Bravo, fatto bene perché era in ritardo, però ha diviso il piatto Torres. Sì. Di esperienza, diciamo così. Salutiamo anche Deborah Sazza che ci segue sempre. Sì, Deborah forse questa sera non ha potuto. E Nestor Molville che sta comodamente a casa. Nestor, anche Nestor, per lui, tirata d'orecchie. Doppia tirata d'orecchie per Nestor, perché lo vedo spesso presente qui allo stadio. Nestor, domani sera ti vogliamo qui. Caricamento, va a casa. Ancora e difende, fa bene così. Cerca di colpire. Ma la palla schizza in foul in direzione del dugout. Tullio ci dice sono a casa, purtroppo ho fatto tardi. Domani sera ho una serata a Villa Tele, speriamo di vincere così vengo mercoledì. Massimo, siamo. Sì Massimo, Tullio, siamo al sesto inning. Con 5 minuti sei allo steno, anche perché la partita. No, Torres gira ancora una volta. Torres gira una palla che andava presa con la palanca, Massimo. Sì, la chitarra. Sì. Con la chitarra. Va bene, si chiude il sesto inning. Sempre per 2-0 per il Nettuno. A tra poco, amici. Vengo. Ti lascio Paolo.